Raga, oggi facciamo una cosa veramente fantastica. E la cosa più interessante è che i protagonisti di questo video sarete voi, perché sarete voi a votare qua sotto nei commenti quello che andremo a vedere oggi. Come avrete letto dal titolo, raga, guardiamo l'hacker più forte di Fortnite. Troveremo l'hacker più forte di Fortnite. E perché voglio far questo? Allora, beh, come ben sapete, io sono una specie di esperto di hacker. Ovviamente non sono un hacker, ma ho visto talmente tante clip, ho cercato talmente tanto su internet che so praticamente tutto quello che gli hacker possono fare. E mi sono sempre chiesto: ma cosa può fare l'hacker più forte in assoluto di Fortnite? Beh, oggi, raga, lo andrete a votare voi qua sotto nei commenti. Appunto, darò un mio giudizio personale e voi appunto dovrete votare tra tutte le clip degli hacker più forti di Fortnite qual è secondo voi il più forte tra tutti. E ovviamente il commento con più like, raga, sarà quello di messo in primo piano, sarà il commento che vincerà la sfida. Mi raccomando, cercate di riunire tutti i vostri amici, raga, per appunto cercare di farvi mettere tanti like e cercare di far andare più in alto il vostro commento con il vostro voto. Ovviamente, raga, vi ricordo un bel like se appunto questa cosa vi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non volete perdervi tutti i prossimi episodi. Dato questo, direi che possiamo andare al video. Iniziamo con la prima clip di oggi. Prima clip di oggi, penso che questo che ha fatto questa hacker, raga, sia qualcosa di veramente assurdo. 99 kill in una partita non li ho mai viste ed è veramente qualcosa di fenomenale. Comunque vi dico solo, guardate in basso a destra quante kill ha fatto in quel momento, raga. Non vi dico niente, non vi spoilerò niente. Andiamoci a vedere questa clip. Ovviamente inizia con questo giocatore in modalità replay. Raga, cos'era quel mirino? Cosa ho appena visto? Guarda, cos'è sto mirino? Non ho capito. Raga, quel mirino esiste in Fortnite? Cioè, tu nella modalità replay puoi vedere davvero quel mirino che vede l'hacker? Ok, non lo sapevo, sinceramente. Praticamente questo qui non sta nemmeno mirando, sta appunto dicendo lo streamer. Allora, la cosa su cui io voglio discutere è questa qui. Cioè, io non riesco nemmeno a capire quante kill ha fatto in questo momento. Sono troppe, 99 kill in una partita, raga. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, guardatelo, guardatelo. Con questa vita qui rimasta, 99 kill, è qualcosa di assurdo. Il giocatore si chiama NC Oki 20, NC.Oki20. Ok, mi sa che il giocatore ha effettivamente ottenuto quello che si meritava, ovvero un bel ban. Perché se io lo vado a tracciare, quindi sulle statistiche, non mi dà il suo nome, cioè praticamente non posso trovarlo. Questo era su PC, quindi sì, dovrebbe funzionare, invece non lo trova, ok. Cosa molto interessante, almeno sappiamo che il sistema di ban dell'Epic funziona più o meno. Quello che succede a questo tizio invece è qualcosa di molto particolare. Non ho mai visto un hack del genere. È un hack che praticamente ti fa disconnettere dal gioco, tra virgolette disconnettere, cioè fa praticamente crashare il server e dopo, quando il server si riprende, sei morto. Guardiamo questa clip perché è veramente interessante. Comunque la prima finora mi è piaciuta tantissimo. Sono curiosissimo di vedere questa. Ok, ovviamente c'è questo giocatore qua, Risky Riss, raga. Quindi siamo sicuramente almeno nella season 5. Oppure Risky Riss della season 4. Forse season 4. Collection timeout, raga, inizia la gara. 350 di ping. Un secondo di interruzione. Cioè, va bene, sono d'accordo. Quante kill ha fatto sto tizio non lo so, però sono d'accordo. Ping di 463 in questo momento. Lui è morto da un giocatore chiamato Simo della 02, che potrebbe essere anche italiano dal nome. Dov'era questo? Sotto il mare di Salty Springs? Ma che... Cioè, non sotto il mare, sotto la mappa di Fortnite. La mappa di Fortnite sotto si presenta così. 75 kill, si modella 02. Ok, non è stato bannato da quanto ho capito? No, season 6, raga, ha giocato nella season 6. Quindi, raga, questa è una clip recentissima. Season 4, ha fatto un botto di partite e 5 vittorie. 135 kill, vabbè, raga, ma questo è proprio scarsissimo. 0,38 di KD, vabbè, no, non è così scarse, però non è forte per niente. 8 vittorie in totale. Cioè, raga, un hacker 8 vittorie è vergognoso. Questo proprio non sapeva giocare, diciamocela tutta, non sapeva giocare. Cosa sta succedendo esattamente all'interno di questo gioco? Questa non è la terza clip, raga, ma è una clip tra virgolette extra, perché non capisco che cavolo succede. Ditemi qua sotto nei commenti se secondo voi queste cose qui, raga, queste cose qui sono effettivamente delle hack oppure sono solo dei glitch di Fortnite. Secondo me sono un glitch, per questo non l'ho messo nella lista, raga. Voglio la vostra opinione qua sotto. Terza clip ufficiale di oggi, raga. Questa è appunto una clip che avevo già visto, che avevo già fatto vedere, raga, ma è una cosa veramente fantastica. Una delle clip migliori di sempre, una delle clip più strane e assurde di sempre. Siamo ad uno streamer molto famoso chiamato Conterd su Twitch, una cosa del genere. E in questo momento parla di speed hacker, ovvero hacker che usano la loro super velocità per muoversi appunto in maniera super veloce all'interno del gioco. Per cosa la potrebbero usare la super velocità? Allora, ecco praticamente che cosa succede. Calma, qua bisogna mettere il rallentatore, altrimenti non si capisce una mazza. Allora, c'è lui che inizia a correre normalmente. Ovviamente, ragazzi, siamo nella modalità rallentatore. Qua è come se corresse normale, però siamo alla velocità dimezzata. Quindi sostanzialmente corre tipo il doppio veloce. Cioè, guardate che roba. E lui che... Oh, questa la voglio rivedere, raga. Ma questa la voglio rivedere. Io mi dico perché. Perché? Solo perché la gente usa le hack su Fortnite. Che poi vabbè, fosse il primo, raga, guardate questo. Cioè, per farvi capire, no? Che velocità si muove non lo so. Ma cos'è? Ma è il Velociraptor. E queste, raga, erano appunto le terze clip di oggi. Diciamo una terza unita. Sinceramente trovarsi contro un hacker che appunto la super velocità non è facile da mirare per niente. Anche perché come avete visto cambia la sua velocità, quindi è assurdo. Finalmente, raga, parliamo del sommo. Parliamo ovviamente di Ninja. E parliamo, raga, di quando Dottor Lupo ha salvato Ninja da un hacker. È penso un'impresa eroica, un'impresa assurda. Però, raga, guardate il potere di questo hacker. Cioè, guardate che cosa riusciva a fare. Questa è la clip. C'è Ninja che stava direttamente pushando appunto una persona che ha già ucciso un suo
compagno. Lo finisce, raga. Guardate Ninja! Ha la velocità in cui è morto. È morto subito, raga. Praticamente questo qui è... gli ha fatto solo headshot. Ok, sta sparando il compagno. Ovviamente, raga, guardate, salta e lo mira. Salta e gli fa headshot. Ma che cavolo succede? Questo è il dottor Lupo. Oh, bravo dottor Lupo. Vabbè, c'è Ninja che è impazzito. Vabbè, lascia perdere. Cosa si è combinato il dottor Lupo, raga? Prende ovviamente il caccia, si alza e voilà, un headshot fantastico sulla testa dell'hacker. Bellissimo, complimenti dottor Lupo. Ma esattamente com'è andata la scena? Cioè, allora, questo qui è il primo shot che gli ha tirato il dottor Lupo. Qua è quando è morto Ninja, raga. Dottor Lupo va nella base di Ninja per appunto non farlo uccidere. E questo qui è lo shot finale. Wow, che figata, come ha fatto? Si vede comunque che sono pro player, bisogna ammetterlo, si vede. E questa era appunto la quarta clip dalla visuale, non dell'hacker ma di quello che riceve il colpo, per farvi capire quanto è difficile contrastare un hacker, anzi quanto è impossibile contrastare un hacker. L'ha dimostrato anche Power quando ho incontrato recentemente un hacker stra mega forte che tipo faceva solo headshot, e nemmeno Power c'è riuscito, cioè nemmeno un pro player ai livelli di Power. Vabbè, pazienza. Vi leggo solo il titolo per questa quinta clip: Cheater killed 87 players with shopping cart. Un cheater ha ucciso 87 persone con un carrello. Non vi dico nient'altro, raga, godiamoci la clip. Ok, allora praticamente come vedete, no, questo qui è uno streamer che sta sparando in questo momento un giocatore che è incastrato praticamente in delle scatole. All'apparenza sembra che questo giocatore stia appunto correndo verso queste scatole, ma in realtà, raga, lui è l'hacker. Non so che skin stia usando, se riuscite scrivetemelo qua sotto nei commenti, ma non si riesce a capire. Guardatela su in alto a sinistra, connection timeout, raga. Ed è proprio questo il modo nella quale l'hacker è riuscito a uccidere tutte queste persone. Ma guardate come finisce la clip. No, allora c'è lui che gli tira un colpo, ovviamente lui non prende danno, raga, perché il server l'ha crashato. Prende danno a caso, non si capisce la cosa, non si capisce soprattutto da dove. La clip continua. Per ora tutto fermo, connection timeout, raga. Lui pinga 45, ma in realtà è un ping fasullo. Il server è morto. Ok, eliminated by Z Pop. Vedete che lui è morto a caso, però ancora 100 di vita. E guardate, raga, tra poco che cosa succede. Questa clip l'avevo già vista un bel po' di tempo fa, però me la ricordo perché è troppo bella. La chat esplode. Lui ha ucciso tutti quelli che erano nella partita. Ovviamente prima che il server crashasse, raga. 87 kill all'interno del gioco. No, non guardo nemmeno. Qualcosa di assurdo. Guardate dov'era. Sotto i springs anche lui. Quindi, raga, probabilmente appunto un hack che ti fa andare sempre in quel punto. Perché vi ricordate la prima clip, che anche appunto quello della prima clip era riuscito a fare una cosa del genere, e hanno fatto entrambi la stessa cosa. Bah, non ho spiegazioni riguardo a questo, vi giuro, non ne ho idea. Oh, raga, incredibile, l'ha trovato anche sul sito delle statistiche. Ha fatto 1540 partite questo hacker. Season 6 addirittura ha giocato, quindi ancora l'Epic in teoria non l'ha bannato. Mamma mia, quanto sono efficienti quelle dell'Epic Games, troppo. Poi è riuscito a fare anche 182 kills, 0.36 di KD. Ma aspettate un attimo, aspetta un secondo. Ha quasi lo stesso identico KD di quello di prima, raga. Vi ricordate l'hacker di prima della prima clip di oggi? Il KD è praticamente identico, al doppio delle vittorie, perché mi ricordo che quello di prima ne aveva 8. A 0.23 di KD se non sbaglio, quello di prima a 0.33, una cosa del genere. Ok, gli hacker abbiamo capito che sono contagiati tutti dalla scarasaggine. Vabbè, questo forse si sapeva. Prima di farvi vedere l'ultima clip, ovvero la visuale effettiva di un hacker, quello che vede un hacker all'interno del gioco, volevo farvi vedere, raga, questa clip, nella quale questa volta abbiamo come protagonista Tfue, quindi non più Ninja ma Tfue, che sta facendo una cosa molto molto interessante. Allora ditemi qua sotto nei commenti, questa qui non la voglio inserire appunto nelle varie clip per questo motivo, se quello che sta facendo adesso è un hack oppure un glitch. Allora guardate la clip, praticamente è fermo e sta camminando, ovviamente non sta aspettando nessuno, è lui che sta giocando. Raga, non si capisce, guardate anche il nemico lo guarda strano. Sono rimaste 5 persone nel gioco e c'è anche il nemico che lo sta guardando stranissimo. Cosa sta succedendo? Certo che mi sembra anche Tfue abbastanza sorpreso di questa cosa, però vabbè. Cioè aspetta, non ho capito, è passato davanti al nemico e l'ha ucciso? No, 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 ma davvero? Ah no, l'ha ucciso l'amico, vedete, Dark Sniped e poi il nome. Non ci credo, raga, che coincidenza assurda. Ok, raga, per ultima clip, ma non meno importante, voglio farvi vedere appunto la vera visuale di un hacker. Questo è quello che vede un hacker appunto all'interno del gioco. In questo caso questo hacker aveva 27 kill e guardate, raga, cioè praticamente lui ha una specie di mirino enorme, questo cerchio gigante, nella quale se lui spara in questo cerchio mira automaticamente la testa di tutti i nemici. Questa cosa è chiamata aimbot, ovvero praticamente bot della mira, un coso che ti mira da solo. Guardate, raga, lui vede anche i giocatori ovviamente attraverso i muri. Vede l'hitbox dei giocatori, ovvero quella specie di quadrato attorno ai giocatori. E questo qui non è solo l'unico tipo di hack appunto presente in Fortnite, ci sono vari tipi. E raga, l'hack secondo me più potente è la wall hack, ovvero un hack che praticamente ti fa vedere i giocatori effettivi attraverso il muro. Tra poco lo andiamo a vedere. Cioè comunque veramente quello che riescono a fare sti cosi, ragazzi, sti hacker, è qualcosa di assurdo. Cioè guardate questo con la revolver, tan tan tan, solo headshot. Cioè qualcosa di assurdo, è assurdo. Però non ha fatto headshot, Unity non ha fatto headshot, per fortuna. Vabbè, sto zitto che
è meglio. Mentre un'altra hack che appunto volevo mostrarvi, secondo me la più forte all'interno del gioco, è questa qui. Come vedete tutti i giocatori si vedono di questo colore, ovviamente il verde se non sbaglio per i giocatori in vista e il rosso per i giocatori non in vista. Ed è qualcosa di stroppi, raga. Questa cosa ti fa vedere i giocatori attraverso il muro. E oltre a questo, raga, questa hack ha anche l'aimbot, cioè qualcosa di veramente OP. Io vi ho numerato le clip dalla prima alla quinta, raga. Ovviamente adesso sta a voi votare appunto qua sotto i commenti qual è la vostra preferita. Secondo me è l'hacker più quello che ha fatto 99 kill. Quello è veramente una bestia, raga, perché ha ucciso tutti in un solo secondo, quindi hack assurda. Ma anche tutti gli altri ovviamente non sono da meno. Ovviamente, raga, vi ricordo di lasciare un bel like se appunto questi tipi di video vi piacciono, se ne volete altri all'interno del canale. Io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale attivando la campanella se non volete perdervi tutti i prossimi contenuti appunto di questo canale. È molto importante, raga, quindi vi ricordo di farlo se non volete perdervi le notifiche. Dato questo vi ricordo che vado in live il martedì, il venerdì e la domenica, quindi raga mi raccomando non mancate per partite, è veramente assurda insieme al team. E detto questo, io penso di aver detto tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciurma.